Andrea Landi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. La Fondazione è un ente no profit che ha una delle finalità importanti rappresentata dallo sviluppo economico locale. Uno sviluppo che è sempre più interpretato in termini qualitativi più che quantitativi, e proprio questo nesso sviluppo, sostenibilità, qualità dello sviluppo stesso hanno orientato la Fondazione Cassa Risparmio di Modena insieme alle altre fondazioni di Vignola e di Carpi a sostenere questo progetto della settimana della domotica finalizzato a sensibilizzare e informare gli operatori sui temi della sostenibilità dello sviluppo urbanistico e architettonico. Questo è un ulteriore intervento che segue il nostro sostegno dato all'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile in questi anni. Siamo interessati direttamente a questo tipo di attività, anche perché la Fondazione è una delle istituzioni più attive nel recupero del patrimonio urbanistico. Numerosi sono gli interventi che abbiamo sviluppato in questi anni nel centro storico di Modena e in altri centri della provincia, con un'attenzione alla riqualificazione degli edifici, alla loro sostenibilità ambientale, al risparmio energetico. Quindi questo è, come dire, una delle settimane forse più importanti a livello territoriale dal punto di vista delle indicazioni che si possono fornire agli operatori, comprese anche le fondazioni, circa le attività che si possono realizzare in termini di qualità dell'intervento abitativo, dell'intervento edilizio.